Posto perfetto per cambiarsi. Farà la differenza per la comunità. Grazie mille per il supporto. Ok, sì, ciao. Miles. Ehi, ma. Ven, siéntate. Volevo vederti. Come va? Tutto bene? È ok. Dico davvero. È che non ne posso davvero più. In città c'è un problema dopo l'altro. Il saggio per il college mi manda i matti. Pete ha altro a cui pensare. E lì è ancora là fuori. Questo non ti preoccupa? Certo che mi preoccupa. Ma penso ad aiutare questa comunità. Devo ignorare quello che non serve e concentrarmi su dove voglio andare, non su dov'ero. Entiendes lo che ti dico? Sì. Ma lì non posso ignorarlo. Scusa, Angela, ti devo richiamare. Come chiusa fuori? Hai la chiave? Oh, no, no, capisco l'urgenza. Faccio un paio di telefonate. Sì. Ma vuoi che vada? Non hai appena detto che sei troppo impegnato? Sì, ma per la mia gente ho sempre tempo. Ok, mamma, ora dove vado? Centro culturale di Harlem, tra la 116esima e Convent. Era la mia amica Angela al telefono, la curatrice. Vuole far visitare la struttura a un potenziale finanziatore, ma il sistema di sicurezza l'ha chiusa fuori. Ops, imbarazzante! Angela aveva recuperato una serie di oggetti per una mostra sulla musica, ma i fondi sono saltati. Se questo tipo non la finanzia, il museo potrebbe chiudere. Devo aiutarli a entrare. Sai quanto ci tenga a preservare l'eredità musicale di questa comunità. Ma donare soldi se il sistema di sicurezza del museo non funziona. Darren, comprendo bene le tue riserve, ma ti assicuro che il museo... Spider-Man? Oh, per fortuna! Il sistema ci ha chiusi fuori e non risponde a nessun comando. Proverò a capire che succede. Cerchiamo la centralina. Spider-Man,
Ci siamo. Pannello di controllo. Relè sovraccarichi. Devo entrare per sistemarli. Vediamo di sistemare tutto per il tour di Angela. Chi sono questi? Sicuro che non scatterà l'allarme. L'impulso ha messo fuori uso il sistema. Non c'è nessuno. Rompiamo il lucchetto e siamo tutti. È per questo che Angela è rimasta fuori. Fatto. Ma il sistema è ancora a terra. Devo trovare gli altri relè. Ehi, Miles. Ho chiamato tutti i rifugi Fist, ma nessuno ha visto Martin Lee. Grazie. Perché l'ho lasciato scappare quando potevo? Fatto. Ma il sistema è ancora a terra. Devo trovare gli altri relè. Ehi, Miles. Ho chiamato tutti i rifugi Fist, ma nessuno ha visto Martin Lee. Grazie. Perché l'ho lasciato scappare quando potevo? Hai presente? Potevi cosa? Impedirgli di fare ancora del male. Sì. Tranquillo, lo troverò. Devo seguire quel cavo. Ci sono oggetti di valore qui. Questi sembrano professionisti. Riattiviamo tutto. Bene. Ma ancora non funziona. Devono esserci altri relè. Sax e batteria sono già caricati, vero? Sì. Ma abbiamo tempo e parecchio spazio sul tubo. Devo superare quei tizi senza farmi notare. Perché non proviamo un diversivo? Ehi, così! Spara! Bene. Ma ancora non funziona. Devono esserci altri relè. Devo superare quei tizi senza farmi notare. Perché non proviamo un diversivo in chiave di noi? Meglio non farsi vedere, almeno finché posso. Nervi saldi, non mollare. Puoi farcela. Un condotto sopra quel tipo. Ehi, Dad, sei tu, vero? Miles, tutto bene? Ho avuto un imprevisto. Niente di più. Già che sei lì, dai un'occhiata agli strumenti. Ti aiuterà a prepararti al college. Mamma, voglio fare ingegneria musicale. I computer sono i miei strumenti. La musica nasce dagli esseri umani, dagli strumenti e dall'anima. Quando mixi o campioni, ascolta e cerca di catturare quell'anima. Un computer non può farlo. Sai che parli come un ottantenne. Sono vecchia e saggia. Ora il segnale è più forte. A occhio, manca un ultimo relè per riattivare il sistema. Cavolo! Devo arrivare dall'altra parte della stanza. Quanto tempo abbiamo? Un paio di minuti. Prendi il resto e preparati a caricarlo sul fuoco. Ricevuto. Ok.
chi sta suonando? Attivare quell'ultimo relè. Poi non mi resta che andare alla banchina di carico e fermare quei ladri prima che scappino. Diavolo! Basta, andiamo! Bel lavoro, Spider-Bot. Ora tocca a me. Spider-Man, la porta davanti è aperta. Ma manca un sacco di roba qui. È tutto alla banchina di carico. E farò in modo che ci resti. Via da qui, presto! Via, via, via! Spider-Man! Il capo ci aveva promesso un lavoro facile e arriva Spider-Man! Beh, facciamolo secco! Dite al vostro capo che il mio quartiere non si tocca! Non mi sfugge niente! Attenzione! Forza! Tra un'ora al posto stabilito! Non oggi. Devo fermare quei furgoni. Devo sceglierne uno. Arrendetevi! Siete spacciati! Funky Drummer. C'è il carico di un solo camion. Io non... Mi spiace, Angela. Non se ne fa niente.
così svanisce il miraggio di una donazione. E il galà di beneficenza? Se non troviamo il secondo camion, non abbiamo una mostra. Senza mostra, niente galà. E senza galà, il museo chiuderà. Non succederà. Promesso. Ecco. Era Dick Clyde Stubblefield. Il batterista di Funky Drummer. Sai quante volte hanno campionato i suoi ritmi? Era proprio un grande. Ha segnato il passaggio dal funk all'hip hop. Grazie. Non temere, troverò il resto della refurtiva. Grazie. Meglio sentire Pitt. Un secondo? Certo. Aspetta, ho una chiamata da Harry. Devo rispondere. Ci sentiamo dopo. Oh, sì, figurati, a dopo. Ehi, Pete, sono alla EMF. Nessuna traccia di Con. Ma quattro occhi vedono meglio di due. Arrivo subito. Hai saputo qualcosa da MJ? Ha detto che sarebbe passata da casa sua, no? Ancora niente. Doveva richiamare una volta sul posto. Spero abbia solo preso un giorno libero. Sì, speriamo. Io do un'occhiata al nostro ufficio. Passa appena puoi. Dottor Connors? Ancora niente. MJ. Notizia cattiva. I cacciatori sono a casa di Connors e lui è scomparso. Notizia buona. Forse so dove trovarlo. Direi oltre il fiume. E intorno a... Forza. Ci aspetta. Sembra che l'allenamento con Sable mi sarà utile. Uno zoo. Connors è qui da qualche parte. Devo dirlo a Pete. Tardi. Sembra un'analisi genetica. Stanno studiando il dottor Connors. Accenderemo i fuochi. Tu mi darai
Ah, quanti cacciatori. Dopo tutto questo tempo, forse riuscirà finalmente ad avere ciò che... Sembra si siano accampati qui. Ah, sembra tutto a posto. Chi c'è? Non mi piace sentirmi osservato. Forse dal tetto potrei vedere meglio. Sto sbagliato, cazzo. Devo separarli. In molti hanno cercato di ucciderlo, sia uomini che bestie. Credo che... Un attimo, vado a vedere. Dove sei, Doc? Cosa c'è lassù? Oh mio Dio, Vulture. Lo hanno. Devo trovare Connors. Un'altra notte macchiata dal silenzio della morte. Non ero certo di potergli tarpare le nervi. Pensavo che usasse... Perfetto! Il suo telefono. Non ti smettere. Harry, sono MJ. Sono in uno zoo abbandonato nel Jersey. Per favore, non fatelo. Voi non capite! E controlla i droni. L'impianto è andato. Ma cosa? Ne voglio uno anch'io. Il cacciatore con le chiavi è passato da qui. Sono vicine. Sì, a lui le chiavi. Potrei nascondermi in quel campo mimetico. So che sembra folle, ma avverto la presenza tra noi. Se gli spiriti dei morti ti preoccupano tanto, forse dovresti cercarti un altro lavoro. Mi stanno giù di... Ho le chiavi. È ora di sloggiare. Il fetore di questa città mi ha detto il senso. Ecco gli altri. Otterremo la vittoria, a qualunque cosa. Il codice. Uomo a terra! Scopriamo la causa!
controllo. Qui, cacciatore a terra! Prendiamo la cronista. Ok, mi serve il codice per la porta. Nominativi radio. Vediamo chi è questo Mongus. Ciao, Garin. Mi scoprirebbe subito. Devo capire chi è questa Vika. Vika, Mongus voglio. Palazzone. Sembra un sistema di gradi. Deve essere il capo di Garin. Buon per me. Prima però devo conoscere meglio la mia nuova identità. Wesi è in Simcariano. È la sua madrelingua. Vegre, Yohir. Il suo Simcariano è perfetto. Spero di essere all'altezza. Ok, recuperiamo il codice. Andiamo, MJ. Il tuo Simcariano è ancora discreto. Più o meno. Rispondi. Itvika. Vika, Mongusnak. Vika, Betengvosh. Garin, elegen vana ibashai. Ol vana kakesule kas kodok. A kodok, shorazata os informatius tablandan. Tutot nad. Te pedigas tutat dat. Mienongon beselet svelen. Nehiv tobet. Merta feyed bekeruet. Ah, non è andata male. Ok, meglio sbrigarsi prima che arrivi. Dov'è quella lavagna? Eccoti. I codici della gabbia. Ok, Connors, la tirerò fuori. È pronto. Muoviamoci. Abbiamo una roba da fare. Lo scopriremo presto. Sembra che Kraven stia venendo qui. Dobbiamo andarcene. Alla svelta. Vado subito. Non pensavo. Conosci questa bestia?
Il suo nome è Kurt Connors. È un bravo uomo. Non esistono uomini buoni. Solo buone prede. No! No, per favore, per favore! Scusate il ritardo! State bene? Adesso sì! C'è un laboratorio nell'atrio. Potrei avere un campione di siero. Ah! Non mi resta molto tempo. Allora lo guadagneri. Sulla collina, quella struttura in vetro. Presto, presto. Vi apriamo un varco. State attenti. Tranquillo, Doc. Ti porteremo al laboratorio. Non ti trasformerai. È sotto tiro. Questi cacciatori hanno istinti suicidi. Prima Tombstone, ora Lisa. Stanno solo facendo il lavoro sporco per il loro capo. Devono avere incentivi da uno. Ora chi è che fa battute inopportune? Impari in fretta. Tattica pronta. Campo vicino. MJ, prosegui, ma resta giù. Capito. Segui, ma resta giù! Capito! Ho un bersaglio! I cacciatori ci bloccheranno la strada! E hanno portato qualche animaletto da casa! Ragazzi, non alza l'aspetto! Io lo sento! Vi prego! Ci siamo quasi, Doc! Lei pensi a respirare! Ok! Ok! Fuoco! Via libera! Andiamo! Non si può ormai! Il laboratorio! Va bene voi due! Per ora! Non ci voleva! Dobbiamo toglierli di mezzo! Fricasi! Rovinerete la notte del nostro signore. Perché? Non si sta divertendo? Basta! Nessuno apprezza più i colpi di scena! Il vostro capo è così forte! Perché non viene a combattere? Non prenda il suo tempo con voi. Ma il vostro sì! Scarsa autostima in questo gruppo! Indietro! MJ, come procede? Voi tenete impegnati! Fidi di noi, dottore! Andrà tutto bene! Vi prego! Deve succedere di nuovo! Spider-Man! Ti prego! Non dobbiamo spiegarci! Fuoco! Capelli rossi! Terra tra le cose! Non ce la faccio! Non posso! Sì, che ce la faccio! Continuate, vi copriamo noi! Questa posso usarla per creare un antidoto.
Mi spiace. Andrei! La tua cicatrice migliore. Già. Andrei. Credo di... Non respiro. Ti ammazzo! Harry! Allora fallo! Occhio! Lo so. Shh. È tutto ok. Va tutto bene. Concentrati, un passo alla volta, ok? Andiamo! Avanti! Aspetta! No! Guarda, siamo quasi... Pete, parlami! MJ... Ci siamo quasi! Resisti! Forza! Ti prego! Harry! Pete! Ti prego, resta con me! Andiamo. Pete, non è niente, Pete. Ricordi in quinta elementare? No. Devi restare sveglio. Pete. No! Successo? Io non lo so. MJ, portalo via da qui. Ci penso io. Ricevuto. Oh, che sensazione! Il vostro capo deve affinare la mira! Sei proprio ciò che Kraven stava cercando! Allora mi dispiace per lui!
Sto arrivando. Cosa sei tu? Trovate Lizard. Il ragno è mio. Datemi tregua, sto... sto bene. Vorrei dell'acqua. Acqua, arriva. Così... la tuta ha guarito... Già. Quindi senza di essa, tu... Già. Ok. Dobbiamo trovare un modo per restituirla, Harry. Come hai fatto a darmela? Io... non lo so, è... è successo e basta. Ok, proviamo. Pete, hai qualcosa? Ok, non pensavo... Cosa? Peter, stai bene? Sì, sto bene, devo riprovare. Cos'altro fare? Dobbiamo trovare Connors. Anche se... In questo momento è un rettile bavoso. Kraven. Il siero. Ce l'aveva al collo. E l'ha usato sul dottor Connors. Se troviamo quel siero, noi potremo analizzarlo e sviluppare una cura in laboratorio. E liberare il dottor Connors dalle grinfie di Lizard. Io inizio a cercare Kraven. Probabilmente sarà già sparito da quello zoo. Beh, per nostra fortuna, ha lasciato una pista da seguire. A Little Odessa c'è un banco dei pegni specializzato in manufatti rari come questo pugnale. Direi di iniziare da lì. Ottima idea. Stranamente, sto alla grande. Succedeva anche a me. Ma come funziona? A dire il vero, non lo so. Io penso e la tuta mi ascolta. Ok. Forse ci aiuterà a trovare Kraven e il siero. Questa volta non farti pugnalare, per favore. Di solito evito. Me la caverò, promesso.